oggi è una tappa di questo progetto più grande che toccherà la nostra città, la nostra provincia, ve ne sono stati già altri e facciamo un po' il punto della situazione di questo progetto che è partito dal 2011 e vedrà terminarsi nel 2014. E posso già annunciare che già dalla prossima primavera-estate Pescara vedrà dei punti di bike sharing che il progetto ha affidato appunto alla nostra provincia. Cosa c'è di altro oltre al bike sharing? Ma guardi, noi dobbiamo diffondere una cultura della mobilità sostenibile e di utilizzo di mezzi alternativi a quella dell'automobile. Oggi presenteremo anche un piano strategico proprio noi della provincia di Pescara. Insomma, Pescara si apre anche all'est Europa. Assolutamente sì, ed è un orgoglio per noi aver intercettato questi fondi appunto per un tema molto molto sentito in questo periodo, e credo che l'averci affidato il piano strategico per tutta la costa sia un riconoscimento importante per la nostra provincia.